È stato firmato oggi un protocollo d'intesa per la costituzione di un polo fieristico tra Arezzo, Rimini e Vicenza. A firmarlo sono stati il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e i presidenti dei consigli di amministrazione di Arezzo Fiere e IEG. Valido per 5 anni, l'accordo prevede il diritto di organizzare Oro Arezzo e Arezzo Fiere e trasformare l'opzione di acquisto in una opzione di ingresso di Arezzo Fiere nel capitale del polo fieristico di Rimini. Un tema affrontato nel Consiglio Comunale di Arezzo di oggi, dove è stata deliberata la richiesta di ottenere una perizia giurata validata da terzi sulla certezza e congruità del valore del trasferimento, che finora era assente. Il Comune, ricordo che ha una partecipazione dell'11%, quindi è un socio di minoranza e per questo deve seguire un pochino le strategie che vuol fare la maggioranza, quindi principalmente la Regione Toscana. Va detto che noi stiamo per deliberare con la documentazione che ci è stata fornita, per cui la volontà politica di favorire questi percorsi sicuramente c'è, il sindaco l'ha anche espressa. Il comune però si muove per atti deliberativi che hanno necessità di avere un supporto anche tecnico e amministrativo. E in questo caso la documentazione significativa non è stata data, resa disponibile al Comune d'Arezzo. E queste indicazioni del Comune non fossero in un certo qual modo ascoltate, il voto non potrà essere favorevole. Intanto, nella giornata di domani si svolgerà il consiglio di amministrazione di Arezzo Fiere, nel quale il rappresentante del Comune di Arezzo sarà chiamato ad esprimersi sull'accordo. Molto critica l'opposizione. Io credo che ci sia da una parte una visione strategica, si cerca di dare una linea concreta, ma anche vicina al tessuto imprenditoriale che chiede questo accordo, rispetto a chi invece vuol giocare a melina, vuol fare la melina perché serve dal punto di vista politico e poter dire noi eravamo contro, oppure noi, come dire, costruire una posizione rispetto a un'altra già precostituita. Ma non c'è nessuna visione strategica da parte del Comune rispetto a un tema così importante. Quindi l'alternativa a questo accordo per il Comune di Arezzo è aspettare che la Fiera dell'Oro venga mangiata naturalmente, venga azzerata da altre fiere che si presenteranno in Italia magari tra qualche mese.